molti erano spaventati dal tipo di film, dal costo, eccetera, e poi finalmente Gianni Di Clemente l'ha preso in mano e ce l'ha fatto fare. Questo è tutto per quanto riguarda la genesi del film. Avevo bisogno, dato che il film è un gruppo è basato su un complesso di donne che hanno dei rapporti che riguarda i rapporti fra certe delle donne e degli uomini, e dove le donne hanno una personalità, hanno una, come posso dire, una psicologia, sono trattate come vincenti rispetto agli uomini. Bisognava trattare delle donne che avessero personalità, presenza, autorità, avvenenza, tali per cui ecco qua, sono trovato con questi signori e mi pare che la cosa sia andata meglio di così non poteva andare. Io faccio l'attrice del film and I'm the farmer, e io sono il contadino e sono un amante. Giuliana? Io sono la figlia della Urban, che ha letto il soggetto? Falida mi sembra una parola un po' forte. Diciamo che forse non ha fatto la carriera che vorrebbe avere fatto, ma non è veramente... Fallit, no? Sì. Beh, no, non credo. Un po' forte come parola. Sì, non è fallito. Un'attrice che ha una carriera, che lavora, ma deve lavorare. Sì, non è una star, fa la televisione. Sì. Cosa? Adesso tu vai. Ma quello è il campionario, sì. Lucrezia, che cosa può essere? Un flauto dolce. Stefania dovrebbe essere un oboe. Poi c'è Liv che potrebbe essere un violoncello. I was ready. You say it wrong. Poi Catherine vorrebbe essere un triangolo. Non so se questo ha anche un significato diverso da quello del suo. Triangolo è quello che si suona. Sì. Giuliana. Una tromba. Latina Cenci, uno strumento a fiato, vediamo un po', un clarino. Parlo di ruolo non cinematografico, un ruolo femminile nella vita, nella società, probabilmente sta acquistando un'importanza che forse... L'importanza che richiede. L'unica spiegazione è questa. Che penso della cinematografia? Di oggi? Today. For what you know. Ma io ho già lavorato in Italia qualcuno anni fa e non è che mi sono trovato male, di fatto mi faceva molto piacere di venire di nuovo in Italia a lavorare, mi piace molto. Mi arrabbio ogni tanto e poi mi fa molto piacere. Mi arrabbio perché sono francese, dunque un po' più, come si dice, castellien, e allora l'immaginazione e la libertà degli italiani ogni tanto può dare un po' di difficoltà per gli attori francesi. Poi invece mi va molto bene. Voleva fare questo film perché era la più bella sceneggiatura che volevo contare. Tutte le parti mi sembrava molto bella e molto giusta, una storia classica e originale nello stesso tempo. I copioni italiani sono molto più, diciamo, non so, lavorati in un certo senso per me francese.